Dopo il caso dell'ambulanza bloccata dalle macchine posteggiate in divieto di sosta dinanzi alla transenna posta all'ingresso di Corso Vittorio Emanuele e dai dissuasori di sosta lungo l'isola pedonale, arriva l'interrogazione del consigliere comunale di opposizione Rino Bellavia, che chiede interventi urgenti all'amministrazione per evitare che episodi del genere possano ripetersi. Un'ambulanza del 118, infatti, che avrebbe dovuto svolgere il proprio lavoro in mantenente, è stata costretta ieri a circumnavigare il centro storico per arrivare a destinazione e prestare soccorso a un uomo di 30 anni, ospite di un albergo cittadino, a quanto sembra in crisi ipoglicemica. L'ambulanza, visto che la transenna non poteva essere spostata per la presenza di macchine parcheggiate in divieto di sosta, sirene spiegata, ha dovuto farsi strada tra le imperviabiuzze del centro storico, procedendo con difficoltà in via 20 Settembre. Secondo impedimento per i sanitari del 118, la presenza dei dissuasori in via Berengario Ghetani, che non hanno consentito il passaggio del mezzo, che ha così dovuto arrestare la sua corsa, destando preoccupazioni tra i passanti che hanno assistito attoniti a quanto successo. Il problema diventa di scottantissima urgenza e necessità di intervenire immediatamente perché la strada in cui ci troviamo è ancora non consegnata definitivamente, nel senso che è un cantiere aperto e quindi i lavori non sono stati mai consegnati. Però si assiste ad un transennamento a delle macchine che liberamente posteggiano. Un'ambulanza che per andare a soccorrere un paziente in un hotel cittadino è costretto non già a fare 35 metri, ma a fare il giro da via 20 Settembre, e quindi imbottigliata nel traffico e ha ritardato di qualche minuto. Qualche minuto che in occasioni del genere può divenire fatale. Per cui questa è vissuta in prima persona perché mi stavo recando al comune e non posso che denunciare questo fatto e imporre e invitare fortemente l'amministrazione comunale ad attivarsi immediatamente perché questa situazione di Corso Vittorio Emanuele così non può continuare per tutta una serie di motivi, in primis per i mezzi di soccorso ma anche per la situazione dei commercianti i quali stanno vivendo una realtà difficile.